Hola amigo, oggi una puntata speciale dedicata a uno dei più grandi batteristi di sempre, Tony Williams. A raccontarti questo genio della musica non sarò io, ma Ruben Bellavia, che ha studiato e analizzato a fondo lo stile, il suono e le innovazioni di Tony Williams. E ci spiegherà a fondo con esempi ed esercizi, in particolare il suo primo periodo con Miles Davis. Tanta gente non si rende conto dell'innovazione che Tony Williams ha portato sulla batteria. Quindi lascio spazio a Ruben e goditi il racconto di questo grandissimo mito. Fin da quando ho iniziato a studiare jazz, mi sono reso conto dell'importanza del linguaggio, di quello che viene chiamato il vocabolario jazzistico. Tutti gli insegnanti che ho conosciuto, specialmente gli americani, a New York sono stato da John Reilly, Ari Onig e Quincy Davis, e tutti loro mi hanno parlato di quanto fosse importante ascoltare i dischi e cercare di imparare determinati ritmi, frasi, convenzioni dai grandi batteristi del passato, e non solo batteristi, cioè anche dai sassofonisti, trombettisti, eccetera. Quindi ne consegue che è molto importante nella musica jazz memorizzare e imparare dai batteristi del passato. Tony Williams aveva un metodo del tutto innovativo. Lui studiava i batteristi del passato cercando di memorizzarli colpo per colpo. Quindi intere sezioni di batteristi, interi brani di 2-3 minuti, lui cercava di memorizzare e accordare le pelli esattamente alla stessa maniera per cercare di acquisirne bene il linguaggio. Ne è uscito fuori un batterista, come sapete, pazzesco, che ha messo insieme i tre grandi idoli che erano Max Roach, Philly Joe Jones e Art Blakey. Tony Williams sosteneva che loro tre messi insieme avrebbero creato il batterista perfetto. Questa cosa mi ha molto incuriosito, allora sono andato ad analizzare Tony Williams stesso, cercando di acquisire e cercare di capire e analizzare anche gli stili degli altri. In questo video voglio spiegarti tutto quello che ho imparato su Tony Williams. Partiamo dal colpo sul secondo quarto. Questo è un grande classico che viene già utilizzato nel jazz anche da Philly Joe Jones, però Tony Williams lo usa in un modo ancora più esasperato, mettendo anche delle pause all'inizio della battuta, in questo modo qua. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Un po' più veloce. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Il secondo esempio è decisamente più complesso, che introduce alcuni compiti di cassa e rullante, sempre partendo comunque dal secondo quarto. Parto lentamente. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sentiamolo un po' più veloce. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo terzo esempio è simile al secondo, però vediamo che alcune frasi ritmiche sono spostate a cavallo di battuta rispetto all'esercizio precedente. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E adesso lo suono più veloce. 1, 2, 1, 2, 3, 4. In questo
questo esercizio ho preso spunto invece da alcune figurazioni ritmiche che Tony Williams eseguiva su casse rullante, prima con dei doppi colpi, per finire con una specie di blast beat. Lo stesso esercizio ora lo suonerò con la hi-hat. Come ultimo esempio ho portato questo comping composto da una piccola poliritmia che si trova all'interno delle quattro battute. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Adesso suono lo stesso esercizio sostituendo la cassa col Charleston. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Quanto riguarda la tecnica, ci sarebbe moltissimo da dire su Tony Williams, partendo dai suoi studi di musica classica fino al modo in cui lui abbia portato avanti uno step successivo la tecnica sulla batteria, ma io ho deciso di analizzare un elemento in particolare che ho trovato molto caratteristico di quel drumming degli anni 60, che sono i 5 colpi sul ride. Ecco un esempio per capire di cosa sto parlando. La grossa differenza è stata il passare dai 3 colpi ai 5 colpi. Ok, nei 3 colpi io utilizzo una specie di push-pull, questo mi è stato insegnato da John Riley, nel quale nel movimento di ritorno io faccio 2 colpi anziché uno, quindi diventa questo. Se da 3 vogliamo arrivare a 5, dobbiamo fare un doppio movimento di push-pull, in questo modo qua. Ovviamente quando si va in velocità il movimento si riduce, quindi diventa un micro movimento fra polso e dita. Analizzando bene Tony Williams ho scoperto che spesso questi 5 colpi non sono veramente 5, quindi quando va anche molto veloce inserisce dei comping sul rullante che mascherano
questi 5 colpi e li fa in modo pazzesco perché lui effettua un crescendo con la mano sinistra mentre esegue un altro ritmo con la mano destra, che è questo qui. Proviamo a contestualizzarlo in un groove. A questo punto ecco alcuni esercizi per imparare a sviluppare meglio questo tipo di tecnica dei 5 colpi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Secondo esercizio. 1, 2, 1, 2, 3. One, two, three, four. Esercizio 3. 1, 2, 1, 2, 3. Come sentito, in quest'ultimo esercizio ho utilizzato i 5 colpi sul ride, però voglio specificare che questo è un adattamento, cioè il modo in cui io sono riuscito a sviluppare questo modo di suonare, perché invece Tony Williams si vede chiaramente in diversi video che lui utilizza il polso, come sicuramente avrà imparato da Alan Dawson, quindi un grande cultore del movimento di polso, un movimento molto ampio, e si vede questa tecnica pazzesca che Tony Williams utilizza sul ride. E infine ecco l'ultimo esercizio di questa sezione sulla tecnica. 1, 2, 1, 2, 3. Vocabolario. Adesso vediamo come Tony Williams ha preso spunto da altri grandi batteristi del passato e come spesso ha riprodotto allo stesso modo il loro drumming. Il primo è quello che noi adesso chiameremo il blast beat, che veniva eseguito da Jimmy Cobb in questo modo.
Tony Williams, portandolo un tempo più veloce, lo suona proprio effettivamente come un blast beat, con anche un crescendo da mezzo forte a fortissimo, in questo modo qua. Interessante vedere come esempi di questo tipo ci mostrano che il blast beat è stato poi ripreso e riciclato anche da altri generi musicali. E poi comunque sfatiamo il mito che i batteristi jazz suonano sempre piano, perché non è così. Se andiamo a sentire Tony Williams, ma anche Elvin Jones e tantissimi altri, Brian Blade, sentiamo che hanno dei volumi devastanti. Questo è un altro piccolo esempio di una citazione storica di Miles Davis dal brano Dr. Jekyll, quindi c'è questo piccolo inserto ritmico che viene di solito eseguito prima del drum solo. Adesso prendiamo in analisi due battute che ho proprio trascritto da Tony Williams, nel quale esegue un comping molto fitto che sembra quasi Max Roach o Kenny Clarke. Adesso un altro spunto proprio classicissimo preso da Philly Joe Jones di suonare il bordo sul quarto quarto, quello che viene chiamato il Philly Lick, e capita spesso che Tony Williams magari passa da un estremo di comping molto fitto fino a questo, diciamo, per rimettere in sesto il brano inizia a suonare il Philly Lick, in questo modo qua. Quest'altro esempio invece è un grande classico di Dizzy Gillespie dal titolo Salt Peanuts, che molti di voi conosceranno, che ha questo ritmo Salt Peanuts, Salt Peanuts. E nel mezzo di un comping Tony Williams lo inserisce appunto con cassa e rullante, in questo modo qua. Interessante anche vedere questa sorta di call and response, quindi di chiamata e risposta. Quindi abbiamo questo Salt Peanuts e successivamente un comping perfettamente equilibrato in risposta alla domanda. Voglio specificare che, pur avendo studiato imitando gli altri batteristi, Tony Williams è stato uno dei più grandi innovatori dello strumento ed è proprio questa la chiave, quindi imparare dagli altri per poi sviluppare il proprio linguaggio. Adesso ti farò sentire alcuni licks personalissimi di Tony Williams che fino a prima non erano ancora mai stati sentiti ed eseguiti, considerando che lui all'epoca aveva 17-18 anni. Il primo l'ho chiamato Earthquake perché è una specie di improvviso terremoto su timpano e rullante. E fa così. Questo secondo esempio che ho portato, io le ho definite frustate su hi-hat, perché il modo in cui suona, apre e chiude il Charleston è veramente atipico. Il prossimo esempio è un poliritmo abbastanza semplice che Tony Williams utilizza su un giro di blues. È molto bello vedere l'equilibrio che crea fra il 3 e il 2, quindi tra pattern di 3 quarti e altri di 2 quarti, in questo modo qua. In questo esempio invece abbiamo un poliritmo sviluppato su 4 battute, su una cellula di 3, quindi cellula di 3 quarti in queste 4 battute.
Adesso vi porto alcuni esempi di linear, che oggi vanno molto di moda, sono molto in voga fra i batteristi. Bene, Tony Williams li utilizzava già 60 anni fa. Adesso vi faccio sentire alcuni esempi. Adesso per concludere un ultimo linear che mi ricorda molto il metodo Four Way Coordination. Mi piace pensare che anche Tony Williams si fosse messo lì a passare le ore su questo fantastico metodo. Ti ricordo che puoi scaricare la trascrizione e tutti gli esercizi e in particolare anche questi due linear che sono presi proprio da un assolo di Tony Williams. Ci sarebbe moltissimo da dire sul suono di Tony Williams riguardo alle pelli, ai piatti, all'accordatura. Ad esempio l'abbiamo visto negli anni 70-80 utilizzare le Remol Control Sound, quindi pelli molto molto diciamo melodiche, però allo stesso tempo poco adatte al jazz. Spesso lui le utilizzava anche con le spazzole. Io invece ho preferito per questo video utilizzare il suono di Tony Williams più degli anni 60, quindi con le pelli sabbiate e anche i piatti un po' più stoppati con un bel suono, un bel ping, di modo da sentire tutti i colpi che vengono fatti. Invece sentiamo Tony Williams più avanti, a partire dagli anni 70-80, utilizzare dei piatti molto più splashy, diciamo molto più sonori, ma anche con meno attacco. Per quanto riguarda la strumentazione, per la maggior parte della sua carriera Tony Williams ha utilizzato batterie Gretsch e anche piatti Istanbul, quindi io sono molto contento oggi di poter rappresentare questi strumenti e anche avere la batteria gialla, proprio perché chiaramente Tony Williams era famoso per la sua appariscenza sul palco. Quindi voglio ringraziare tantissimo Gretsch e Istanbul Agop per avermi fornito questa strumentazione. Spero che questo video ti abbia ispirato. Ho preparato anche una playlist con tutti i miei brani preferiti della collezione di dischi di Tony Williams, che è veramente sconfinata. Io ho cercato di fare una selezione e c'è anche una discografia essenziale che troverai nel link in descrizione. E infine, se vuoi approfondire le basi della batteria jazz, ho preparato un corso completo che trovi su suonarelabatteria.com.